Siamo ancora qui da Ginevra per raccontarvi le auto e darvi le impressioni a caldo di ciò che vediamo, farle vivere anche a voi. E adesso sono allo stand Ferrari per raccontarvi la regina del Salone di Ginevra 2017, ovvero la Ferrari 812 Superfast. Superfast? Superfast. Eccola qui. Questa è opaca, di questo bellissimo grigio, lì c'è anche rossa. Non lo so, io sono già indeciso sul colore, però ragazzi, vi confesso che l'ho vista in foto e devo dire, da grande amante della F12, che poi è la vettura che esce di produzione dopo l'arrivo della nuova 812 Superfast, non lo so, non mi aveva convinto più di tanto, ma vedendola dal vivo ho il cuore veramente a mille, perché ha una muscolarità quest'auto, su una presenza che veramente fa impressione, ma soprattutto nel frontale, una roba pazzesca. Adesso sono nuovi i fanali, sono molto più sfilati, più accigliati, lo sguardo è veramente incazzato. È una roba veramente bellissima, ragazzi, io non so, dal vivo fa tutto un altro effetto. Ma comunque, allora, arriviamo un po' al succo della questione, perché qui sotto, sotto questo cofanone gigante, abbiamo il vero cuore della macchina, ovvero un V12 a 65 gradi da 6500 cc. Signori, ci sono 800 cavalli, e dico 800 cavalli, a 8500 giri, con una coppia massima di 718 Nm. Noi siamo arrivati adesso al posteriore, la prima impressione è che mi riporta alla mente molto quello della GT4C Lusso, spero di aver detto il nome correttamente. È stato totalmente cambiato rispetto all'F12 e poi vediamo come tutto nuovo è il sistema e quindi lo sviluppo dell'aerodinamica su questa vettura. Tantissimi gli estrattori per i flussi. C'è tutto il nuovo studio che poi è cominciato sulla 488 GTB. È davvero impressionante, davvero impressionante. Io mi auguro con tutto il cuore che non sia questo il canto del cigno per questo nobile V12 aspirato, e spero con tutto il cuore che non sia l'ultimo questo e che magari le prossime generazioni non siano turbizzate come è successo per la 488. Speriamo. Comunque, quello che volevo dirvi è che la Ferrari 812 Superfast, vediamo se riusciamo a sederci, ma già che ci siamo diamo uno sguardo dentro, è la prima Ferrari a montare il nuovo servosterzo elettrico. Una prima assoluta su Ferrari, sarei curioso anche di dirvi le sensazioni di questo nuovo servosterzo elettrico, ma sono così convinto che vada un gran bene che non so perché. Poi, altre cose interessanti sono il side slip control e il passo corto virtuale mutuato dall'F12 TDF. E ale, eccolo, il V12 6 litri e 5. Ma che spettacolo è, ragazzi, che spettacolo è. Guardate poi come è arretrato nel passo, bellissimo, bellissimo, è un capolavoro solo guardarlo. La Ferrari 812 Superfast sviluppa qualcosa come 123 cavalli litro, cioè un dato davvero davvero importante. Che dire, io forse, ecco, le mie parole rovinerebbero questo capolavoro, per cui taccio. Bene, tutto questo ben di Dio accelera da 0 a 100 in 2 secondi e 9. La velocità massima è di 340 km orari. E la ripartizione dei pesi grava per il 47% davanti e per il 53% dietro. Volete altri numeri? Magari volete sapere quanto è lunga la 812 Superfast? È lunga 4 metri e 65, larga 197 cm, quindi siamo vicini ai 2 metri, e alta appena 1 metro e 27. E il peso? Il peso è l'altro punto interessante, perché ricordiamoci che comunque quest'auto è molto rifinita, è ricca di equipaggiamenti, è sì dannatamente veloce, ma è anche molto comoda. Il peso
si attesta a 1525 kg, che non sono tanti. Ecco, ce l'ho fatta, sì! Beh, allora, cominciamo dai sedili. I sedili sono veramente spettacolari. Cioè, hanno questo design che unisce funzione alla forma in una maniera pazzesca. E poi qui c'è una profusione di carbonio che fa spavento. Carbonio dappertutto. Come la F12, poi anche la 812 Superfast riprende lo schermo qui davanti al passeggero, in cui poi sono riportate tutta una serie di informazioni come velocità, accelerazione, numero di giri, così da tenere informato il passeggero che state viaggiando a 340 orari. E poi nuovo è il volante, super carico di comandi, come ormai Ferrari ci ha abituato, è bellissimo, è il manettino qui, nelle 5 modalità di guida, Vet, Sport, Race, CT Off e SC Off. Io direi di guardarlo bene perché è spettacolare solo questo, sarà tutto ricavato dal pieno ovviamente, bellissimo. Ragazzi, c'ho il cuore a mille, è una roba fantastica, veramente, senza parole. Qui sopra chiaramente fila di LED che si illumina per capire quando è il momento giusto di cambiare, e poi tutta la nuova strumentazione Ferrari che quindi abbraccia il guidatore e lo riempie di informazioni utili senza però distrarlo dalla guida. Va bene, devo proprio scendere, scendo. Qui purtroppo è pieno di gente, siamo riusciti a salire, siamo riusciti anche a scendere. Però io mi sono innamorato di quest'auto, forse la regina, come vi dicevo, del Salone di Ginevra 2017. Voi la preferite? Di questo rosso rubino o per esempio la gradite opaca grigia come lì dietro? Io non vi dico quale preferisco, voi ditemelo però così qui sotto nei commenti, fatemelo sapere. E ovviamente seguiteci sui nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram e sul sito motorbox.com.